Ben trovati. Per lavorare il nostro rametto abbiamo bisogno di avanzi di cotone verde e giallo, un uncinetto del numero 3 o 1,7 mm, delle pinze, una forbicina che ci servirà per tagliare il filo, un metro del filo zincato o di alluminio dello spessore di 0,1 mm e una piccola tronchesina per tagliare il filo metallico. Il mio rametto finito misura all'incirca 10-12 cm. È lavorato su un unico filo metallico. Dalla punta della foglia, sì, è di 12 centimetri. È lavorato su un unico filo metallico che è poi stato ripiegato su se stesso. Io ho fatto questo tipo di lavorazione perché avevo bisogno di un unico rametto per la mia composizione, diciamo così. Quindi, per avere un rametto finito di 12 centimetri andremo a tagliare dal rotolino di filo metallico un pezzo di filo che sia il doppio della lunghezza del rametto finito. In questo caso il mio filo è 24 centimetri. Un'altra cosa, se il cotone che avete è di uno spessore molto sottile, questi i miei sono di due spessori diversi, questo è un numero 8 e questo è un filato sottile, non ho più l'etichetta, non mi ricordo se è un 12 o un 16. Quello più sottile lo andate a triplicare fino a raggiungere la grossezza del filato verde. Di come triplicare il filo ve lo faccio vedere di nuovo, anche se in rete trovate già il tutorial. Ho tirato un capo dal gomitolo, vedete? Lo vado a ripiegare su se stesso. Cerchiamo di fare una lunghezza abbastanza sufficiente per poter iniziare il lavoro. L'ho piegato, vedete? E lo vado di nuovo a ripiegare su se stesso fino ad avere tre fili. Inizieremo la lavorazione qui. Mano a mano che il filo va ad esaurirsi, prima di arrivare proprio in fondo, vedete che dall'altro lato si è venuto a creare un cappietto. Per allungare ulteriormente la triplicazione del filo, non facciamo altro che prendere il filo che viene dal gomitolo, passarlo dal cappietto finale, tiriamo, allunghiamo e il nostro filo si è di nuovo triplicato. Continuiamo la nostra lavorazione. Prima di arrivare in fondo, facciamo la stessa operazione. Passiamo il filo che viene dal gomitolo attraverso il cappietto che abbiamo in fondo al filo che stiamo lavorando, lo allunghiamo e lo tiriamo e continuiamo ad allungare il nostro filo. Mettiamo un poco da parte il rametto finito e il filo tagliato che ci servirà dopo e partiamo con la lavorazione. Io ho già triplicato il mio filo giallo che era molto più sottile e andiamo ad avviare le bacche gialle con il nodino iniziale e lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo il filo per stringere il nodino e partiamo con la lavorazione. Carico il filo, vado nella terza catenella e lavoro 6 mezze maglie alte. Una, tutte nella stessa catenella centrale. La terza, 2, 3,
4, 5 e 6. Andiamo nella prima maglia iniziale, entriamo, estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Andiamo ad effettuare adesso il secondo giro che ci servirà per andare a creare la nostra bacca. Una catenella, salto il punto successivo, vado in quello dopo, entro e chiudo con un punto bassissimo. Salto il punto successivo, vado in quello dopo di nuovo, estraggo e chiudo di nuovo con un punto bassissimo. Salto il punto successivo, vado in quello dopo che è l'ultimo, estraggo e chiudo con un punto bassissimo. Vedete? La nostra lavorazione avrà il rovescio all'esterno. Carico adesso il filo e lavoro 5 catenelle per la prossima pallina. Una, due, tre, quattro e cinque. Carico il filo, vado nella terza maglia, la catenella centrale, e ripeto la lavorazione come ho fatto per la prima pallina. Le 6 mezze maglie. Chiudo con un punto bassissimo, il secondo giro vado a fare 3 diminuzioni lavorando in un punto e saltandone un altro. E continuo in questo modo la lavorazione fino ad avere 9 bacche sulla catenella. Vi faccio rivedere la lavorazione. Lavoro la prima mezza maglia. Lavoro la seconda, che sono due, sono tre, sono quattro, cinque e sei. Un attimo che devo triplicare il filo come vi ho fatto vedere prima. Continuiamo. Erano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudiamo sulla prima mezza maglia con un punto bassissimo e facciamo il nostro giro di diminuzioni. Saltiamo il punto successivo, andiamo in quello dopo e chiudiamo con un punto bassissimo. Saltiamo il punto successivo, andiamo in quello dopo e chiudiamo con un punto bassissimo. Saltiamo quello dopo, andiamo nell'ultimo punto e chiudiamo con un punto bassissimo. E riprendo la lavorazione delle mie palline sulla prima linea di catenelle, perché poi andremo a fare il ritorno che va fatto in un altro modo. Tra una pallina e l'altra sono 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Le mezze maglie vanno lavorate nella terza catenella. Mentre voi vi portate avanti, io continuo e ci vediamo per il ritorno. È la seconda parte della lavorazione del rametto.